Buonasera a tutti ragazzi, ancora trema la terra, stavolta l'ha fatto proprio bene. Quindi adesso proprio mi ha mandato questa notizia la signora Grazia. Terremoto di 6,8 ragazzi in Turchia, quindi una cosa davvero pazzesca ragazzi, non so che sta succedendo. Io avevo già detto che qui ci stavano troppe scosse, però mai a pensiero che diciamo ci sarebbe stata questa forte scossa, quindi 6,8 in Turchia, ragazzi. E mi dispiace dirlo, ma ci sono palazzi crollati e ci sta proprio la paura in strada. Quindi diciamo che è stata colpita la provincia di Elazig, quindi diciamo nella parte orientale. Secondo quanto riporta perlomeno adesso le testate giornalistiche turche, ci sarebbero almeno quattro persone morte, quindi che stanno sotto le macerie. Altre due sarebbero feriti e diciamo che inizialmente avevano detto che non c'erano vittime, invece no, ci sono quattro morti per il momento e due sono gravemente feriti. In effetti, diciamo, il sisma non solo era di 6,8, ma era anche, diciamo, profondo solo 10 km, quindi diciamo che è stata una bella botta, ragazzi, nel vero senso della parola, perché 6,8 a 10 km di profondità è tipo una bomba, hanno sentito qua. Quindi adesso stanno i soccorsi per togliere, diciamo, questi corpi da sotto le macerie. Quindi dopo questa scossa, ragazzi, di 6,8, invece Incil V porta 6,7, c'è stata, diciamo, altre due scosse, una di 5,4 e una di 3,3. Quindi in questi giorni, ogni volta che facevo l'aggiornamento dei terremoti, ho sempre detto che la terra tremava, stavolta la botta l'ha fatto bene, quindi una bella botta di 6,8, mentre l'Incil V porta 6,6 o 6,7, però più o meno la scossa è stata questa qua. Allora, Incil V porta 6,7, SMC, quello americano, porta 6,8, però sono d'accordo sul fatto che alla fine comunque diciamo la profondità è uguale e i morti sono gli stessi, quindi sì, solo di 6,7, invece SMC porta 6,8. Comunque la botta è stata forte, quindi mo indipendentemente o 6,7 o 6,8, comunque ci stanno palazzi che sono crollati proprio, quindi stanno persone sotto le macerie, davvero un casino. Ciao Diego, buonasera. Quindi diciamo che ho controllato poco fa pure io, diciamo sull'MSC, eccolo qua, ce l'ho davanti, mi dice 19, allora 19,03, 4,8 adesso in Turchia, quindi un'altra scossa di terremoto. No, no, in effetti non ho bloccato, in effetti no, ho messo il cellulare modalità aereo proprio perché stanno arrivando troppe chiamate e quindi è un casino rispondere a tutti, quindi sinceramente io do il numero, però poi arrivano troppe chiamate e quindi poi lo metto modalità aereo così vengono deviate tutte le chiamate, quindi uso solo internet perché davvero, a volte stanno a giornata, il telefono suona, 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 è un casino, quindi perciò non è che ho bloccato. Quindi ragazzi, quindi l'ultima scossa in Turchia è di 4,8 alle 19,03. Quindi ciao Ambra, dopo, diciamo, dopo quelle scosse ne sono seguite altre, eccola qua. 17,55, 6,8. 18,08, 4,5, 18,32, 4,2, 18,36, 4,1, 18,43, 4,3, 19, 3,4, 19,03, 4,8. Quindi pensate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 scosse dopo quella lì di 6,8 che ha fatto crollare i palazzi. Quindi ragazzi, non è che sono uno sciame sismico. No, no, Diego, io quando faccio la segnalazione poi YouTube ci pensa lui, in effetti. Quindi adesso ti devono sbloccare pure loro perché devono farlo pure loro, non solo io.
Io non ho espulso, io ho bloccato quell'account, adesso lo devono sbloccare pure loro. E Francesco, un terremoto di 6,8 ha messo in ginocchio, diciamo, la Turchia, quindi ha fatto la botta grande. Ti ricordi, dicevo la Turchia, la Turchia, la Turchia. Sì, è normale, lì non ti fa commentare, sì, se non sbloccano non puoi commentare. Diciamo che poi, diciamo, 6,8, sì, sono 4 morti. E due stanno sotto le macerie che le stanno togliendo, diciamo così. Quindi perlomeno ci sono quattro che sono morti e due che stanno gravemente feriti per il momento. Sono crollati i palazzi perché la botta è stata forte, 6,8, 10 km di profondità, quindi diciamo che è stata 10 km, quindi è stata molto sopra. Quindi ti immagino, è stato come sentire una bomba in effetti, sinceramente. Quindi 6,8, 10 km di profondità, è come il terremoto che ci fu nell'Irpinia a noi negli anni 80 più o meno, ragazzi, tanto per fare un piccolo esempio. Noi nell'Irpinia mi ricordo che era 6,9 il terremoto in Irpinia. No, sulla Turchia. Sì, sempre sulla stessa fascia, sempre lì, eh. E lui ha detto sta succedendo sempre sulla stessa fascia, sta sempre là. E proprio io, guarda che sono 7-8 giorni che in Turchia sta facendo terremoti pazzeschi. Quindi diciamo che è davvero pazzesca la cosa. Quindi non so come, ancora poco fa ha fatto un altro di 4,8. No, quello poi al finale ti sbloccano loro, non ti preoccupare, io ho mandato l'email, quindi. Poi, siccome ci stanno un sacco di richieste su YouTube, poi non è che ti rispondono subito, quindi un giorno se lo prendono tranquillamente. Quindi diciamo, ragazzi, che quell'account, sì, quello là, quell'altro lì, sì. Quindi diciamo che è pazzesco, non lo so, io 6,8 e poi altri 6. Che poi gli altri 6, ragazzi, non è che sono scossette, capito? 4,5, 4,2, 4,1, 4,0, la più piccola è di 3,4. Sì, questa l'ho fatta a volo proprio perché mi è arrivata sta notizia e l'ho voluta fare a volo. No, proprio oggi comunque è avvenuto alle 17:55, quasi alle 6, quindi è 2 orette fa. E poi quella di 6,8, l'ultima è stata poco fa. 19.03, quindi l'ultima, perché poi ne sono seguite altre 6 al di fuori di quella, quindi diciamo sì, dopo ancora video, sì, ho fatto questa qua a volo, volevo fare quella del virus, però ho visto questa notizia giustamente che ho visto che stavano scritti morti, crolli, e ho detto allora faccio un attimo prima questo e poi controllo il virus, quello lì che volevo fare alle 9, quindi dopo faccio pure quella lì del virus, quindi è uscita questa notizia adesso a vola, ma non lo so, dico, ti dico la verità, anche se secondo me faccio, secondo me, una fettina di carne con un'insalata, verità, faccio un'insalata di pomodoro con una bella fettina di carne con un po' di pane e stiamo a posto. Quindi diciamo, ragazzi, che voglio controllare pure un attimo sull'NGV. L'NGV non dice tutte le cose come stanno, come sempre. Non mi fido tanto di questi NGV. Anche se qua porta 6,6 Turchia, in effetti. Poi 6,7 sul look, poi 6,8 lì. Vabbè, comunque la scossa è stata questa qua. Poi poco fa vi posso dire che c'è stata un'altra scossa a Catanzaro, quindi ad Albi, ragazzi. Quindi alle 20:33, quindi 20 minuti fa più o meno, sono 20:54, quindi magnitudo 1,8, pure a Cosenza, ragazzi, la terra trema ancora. Quindi diciamo è stato profondo 9 km qua, 1,8 Albi, quindi Catanzaro, quindi Calabria, ragazzi. Quindi questo l'ho visto dall'INGV, quindi quello di Roma. Quindi diciamo ragazzi che ci sono crolli. No, Diego, ce l'ho le notizie perché devo fare quello del virus e poi mi fermo. Poi mi fermo qua, faccio questo qui che devo fare e poi faccio quello del virus che già tengo.
E poi faccio la diretta stanotte, quindi per oggi basta notizie. No, no, Ambra, fino a mo non l'ho sentito, io perlomeno fino adesso non l'ho sentito. Stavo poco fa a casa di mamma, che stavo prima che facevo stasera ste grande fratello, stavo guardando il telegiornale, ma io non l'ho sentito il terremoto, quindi stavamo guardando il telegiornale e non l'ho sentito sinceramente. Parlavano del grande fratello che deve fare stasera la diretta. Le solite stupidaggini al finale, quindi neanche oggi ho sentito che hanno detto sta notizia, quindi figuratevi. No, poi una volta ci bloccato Diego, non è che dopo torna normale come prima. Che puoi commentare tutto sulle dirette e sui video, quindi non cambia nulla. Quindi diciamo ragazzi, quindi perlomeno per quanto riguarda i terremoti, voglio vedere un altro che cosa dicono. Da quelle parti lì, vediamo in Turchia che dicono. Terremoto Turchia, lo scrivo, eccolo qua, un'ora fa, ecco qua, l'ho trovato. Si dicono che viene da questo mercato, serpente e pipistrelli dicono. Eccolo qua, ragazzi, un altro violentissimo terremoto in Turchia, magnitudo apocalittica, sentite qua. Si temono molte vigne, scene drammatiche, quindi anche qui vengono dette queste cose. Ora 18:55 ora italiana. Grazie Diego, quindi diciamo che questa è la ZIG, ci sono 540.000 abitanti in questa città. Quindi ha provocato tanti danni. Quindi il terremoto dicono si è verificato in una zona densamente abitata con milioni di residenti in montagna, perché il territorio più o meno è ricoperto da molta neve. Ciò potrebbe ostacolare. Sì, Diego, ci stanno, sì. Potrebbe ostacolare i soccorritori. Quindi, in effetti, siccome lì ci sta tanta neve, quindi adesso i palazzi sono caduti. Terremoto di 6,8 in Turchia, sono crollati i palazzi, case, non si capisce nulla, adesso. Quindi ci sta pure la neve e quindi potrebbe ostacolare i soccorritori e quindi diciamo sta succedendo l'ira di Dio quasi. Quindi sono quattro già che sono accertati che sono morti, due stanno sotto le macerie e stanno in gravi condizioni, ma si teme che ci stanno tante altre persone perché giustamente adesso questa città è pure ricoperta di neve, quindi diciamo che l'operazione di soccorso è anche un casino, quindi si attendono, dicono ancora, notizie dai villaggi più lontani. Quindi, in effetti, devono controllare i vari paesi, diciamo così. Quindi, perlomeno, si temono molti morti, dicono, forte terremoto in Turchia, crolli nella città, scene di panico nelle città. Questi sono tutti i titoli che potete trovare, diciamo, sul web. Quindi, a finale, la cosa è veramente seria, anche se la TV non ne parla proprio, quindi mi aspettavo che perlomeno per l'orario, diciamo che è successo, il TG, diciamo il telegiornale nostro lo poteva anche dire, quindi 18:55 penso che il telegiornale delle 8 lo poteva dire, però no, addirittura c'è stato, addirittura ragazzi, adesso perché questo per tradurre una festa di Dio, comunque allarme tsunami nel lago di Azzardo. Pensate un poco, qui ci sta un lago e temevano. Allora, la traduzione è un po' difficile. Allora, sì, allora, l'epicentro della scossa è stato localizzato a sud-ovest di Sivrice, molto vicino Doganoil, nei pressi del lago di Azzardo, su cui i litorali è in corso l'allarme tsunami. Quindi pensate un poco, in questo lago ci sta l'allarme tsunami. Pensate un poco, quindi proprio un casino qua, ragazzi. Quindi diciamo che già la traduzione qua è vaga, però che questo terremoto in effetti è avvenuto vicino a questo lago e questo lago ha provocato una specie di tsunami, in poche parole, tanto per essere ancora più chiari. Quindi
Diciamo sì, in un lago è avvenuto l'epicentro e quindi giustamente si è alzato come una specie di tsunami, in effetti, perché questo di lago di, io devo vedere quanto è grande questo lago, perché mo, allora, lago di Azal, mi pare che era. Voglio vedere quanto è grande in effetti, perché è strana sta cosa. Lago di Azzaro, voglio vedere per sfizio quanto più o meno sia grande o sia piccolo, perché se è piccolo non credo che ci possa essere sto tsunami gigantesco. Però vediamo com'è sto lago di Azzaro, quindi andiamo a vedere un attimo. È molto grande, ragazzi, quindi è 81 km, ragazzi, questo lago, quindi è bello grosso grosso. Quindi il lago di Azzar è un lago tettonico situato tra le montagne del Tauro, 22 km a sud-est di El Aziz. Ciao! Sì, Diego, sì, lo tsunami nel lago, sì. Ciao Olivia, buonasera. Sì, perché questo in effetti è molto grande, Diego, non è un laghetto, capì? 83 km, è come da qua, due volte a qua a Napoli dove abito io, pensa un poco. Quindi il lago è 81 km. L'area è lunghezza 22, quindi è come da qua, ti faccio l'esempio, da qua a casa mia più o meno è 81 km, ma non lo so, grazie, però è pazzesco. Comunque, se vai a vedere il lago di Azar in Turchia, vedi che è grosso comunque. Sì, ma siccome la scossa è stata avvenuta sotto questo lago, automaticamente l'acqua quella spinge. Sì, Alessandro, è stato in Turchia, Livia, 6,8. 10 km di profondità. È stato vicino a questo lago di Azaz e diceva addirittura nell'articolo che addirittura ci stava l'allarme tsunami. Pensate un poco, pazzesco proprio quasi. Ma non si capisce più nulla. Qua più andiamo avanti, peggio è. Quindi vediamo il terremoto. Vediamo un'altra volta, voglio vedere in italiano che dice. Vediamo un po' in italiano. Sì, anche in italiano in effetti potete trovarlo. Se andate su MeteoWeb lo potete anche trovare. Allarme tsunami nel lago di Azzar, però qua ti dice magnitudo 5,5, 6,5, quindi qua sbaglio un po' la magnitudo. Sì, Diego, puoi vedere anche su MeteoWeb, va a vedere lì. E c'è scritto 6,5, hanno sbagliato la magnitudo, però anche qui c'è scritto allarme tsunami nel lago di Azzaro, quindi è vero. Sì, sono 4 le vittime accertate già, 2 stanno grave, quindi passeranno a sé sicuramente, e poi si deve vedere perché stanno sotto la neve, quindi lì c'è sta un sacco di neve e devono vedere adesso sotto la neve. Sì, Divi, io pure io, Diego dice che è strano, però anche MeteoWeb sto leggendo adesso che ci sta l'allerta tsunami nel lago di Azzardo. Il lago di Azzardo controllato è 22 km. E diciamo che è molto grande. No, perché Diego vuoi uscire dalla chat? In effetti ti sto dicendo che purtroppo nel lago di Azzaro ci può stare lo tsunami. Lo tsunami non è solo il mare. Lo tsunami pure è un grandissimo lago. Se è provocato un terremoto può partire uno tsunami da qualsiasi, diciamo, lago grande. Quindi i grandi laghi fanno anche loro gli tsunami. Lo tsunami non è solo il mare. Ti faccio un esempio. Se per caso un meteorite colpisse un lago grande, arrivano tsunami gigantesco pure dal lago. Quindi basta uno specchio d'acqua per avere uno tsunami, quindi pure una pozzanghera. Diciamo che è così, quindi l'epicentro è avvenuto proprio qua poi, sotto vicino a questo, nei pressi del lago di Azzar. Sì, nel mare, ma anche nel lago. In effetti basta che ci sia acqua, ci sia una forza che la spinge, può avvenire anche in una, tanto per dire, in una bagnarola, no? Se tu butti una bagnarola, ci butti un sasso dentro, vedi come si forma, diciamo, un'onda.
Sì, ma io ti credo, ho detto guarda, vai su un meteo web, scrivi terremoto e vai a vedere su un meteo web, pure qua lo dicono. Quindi no, io l'ho letto in, diciamo, in turco, ma lo sto leggendo pure su un meteo web e su altri siti italiani. Sì, tanto per fare un esempio, no? Se una bagnarola dice butta una preda, pure parte, diciamo, si muove, si propaga, diciamo, l'acqua, quindi. Se immagini che l'epicentro è stato sotto questo lago, quindi 6,8 poi, no? Sai come si è alzato il livello del fondale di questo lago? E automaticamente è partita l'onda, diciamo, anomala, che poi sarebbe lo tsunami. Eh sì, però poi non mi capiscono al finale poi dopo. Vabbè, ragazzi, io vi auguro buona continuazione, ci sentiamo dopo alle 9:30. Faccio la diretta quella per il virus che dovevo fare alle 9, quindi c'è stata questa notizia e ci sentiamo dopo, dai.